Eder, Mech, Pallister. Emergono nuovi dettagli nell'indagine sulla morte di Saman Abbas, secondo due detenuti nordafricani nel carcere di Reggio Emilia, che avrebbero ricevuto le informazioni direttamente dallo zio della ragazza, Danisha Snain, o indirettamente da un altro detenuto. Tutti e cinque i parenti imputati sarebbero stati presenti all'omicidio. I due cugini avrebbero tenuto ferma Saman, mentre lo zio le avrebbe spezzato il collo. Le testimonianze non sono perfettamente collimanti, poiché uno dei due avrebbe ricevuto le confessioni direttamente da Snain, mentre l'altro avrebbe ottenuto le informazioni di seconda mano. Secondo uno dei due, infatti, lo zio avrebbe detto che anche il padre, Shabbar Abbas, avrebbe tenuto ferma la figlia a pancia in giù, mentre fumava, e la madre guardava. Secondo l'altro, quello che dice di aver avuto le confidenze dirette da Danish, la madre avrebbe contribuito a bloccare la 18enne, mentre il padre avrebbe solo assistito. Inoltre, dalle parole di Asnain sarebbe emerso che il padre di Saman aveva un accordo economico con un parente in patria per 15.000 euro per fargli sposare la ragazza. L'obiettivo era di farlo venire in Italia, fare i documenti e dare il via a una catena che avrebbe coinvolto altre persone allo scopo di organizzare matrimoni combinati per soldi, al fine di ottenere i permessi di soggiorno. Tuttavia, la ribellione occidentale di Saman, che si era innamorata di un ragazzo italiano, ha fatto saltare completamente i piani economici. Quando Saman è stata convocata nella stanza dalla famiglia, ha probabilmente capito quanto stava per accadere ed ha cercato di sfuggire a quel destino con un ultimo tentativo: dichiarare di essere disponibile ad andare in Pakistan a sposare il parente nel matrimonio combinato dalla famiglia. Ma non è servito a nulla. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.